quanto saresti disposto a sacrificare per fare ciò che ami? Probabilmente la tua risposta sarà tanto o qualcosa del genere, ma se per fare ciò in cui credi dovessi sacrificare tutto, ne varrebbe ancora la pena? Sì, lo so, è una domanda abbastanza stronza per cominciare un video, ma questa è la domanda che gira attorno al libro che andrò a recensire oggi. Infatti nel video di oggi andrò a recensire Dawn of the Black Arts, un libro con tanto di documentario che mi sento di consigliarti, ma vediamo ora perché. Allora, Dawn of the Black Arts come libro esce a fine 2018 e praticamente è l'edizione italiana del documentario uscito un paio di anni prima che si chiama semplicemente Black Arts ed è contenuto all'interno del libro con tanto di sottotitoli in italiano. Ah, oggi ragazzi si parla di black metal. Lo so che di solito nei miei video parlo di punk rock, ma mi è già capitato di fare qualche incursione nel genere, come per esempio la recensione del film Lord of Chaos, e me la sono cavata semplicemente con qualche minaccia di morte, quindi mi sento in grado di continuare a fare qualche breve intrusione in questo genere che ascolto tantissimo, ma che diciamo rimane per lo più escluso durante i miei video. Allora, la sequenza esatta per godere appieno di questo bellissimo prodotto è leggere l'introduzione del libro, poi guardarsi il documentario e poi leggere tutto il libro. Infatti il video non è altro che un'estensione di quello che si vede nel documentario. Il documentario è molto interessante perché, come dicevo all'inizio, il tema principale è il sacrificio. Infatti viene analizzata la storia di tre band black metal, in particolare tre personaggi che compongono queste band, che vengono dalle parti più disparate del mondo e che sono stati fortemente influenzati dal black metal norvegese. E nonostante questi personaggi vengano da posti lontanissimi dalla Norvegia, come Iran, Grecia e Colombia, le loro vite sono state assolutamente cambiate dal black metal norvegese e all'interno del documentario riescono a compiere il loro sogno, ovvero quello di riuscire a portare la loro musica in Norvegia, la parte appunto dove è iniziato il genere che suonano. Prima di tutto diciamo che questo non è il classico documentario su black metal visto e rivisto. È ovvio che il black metal tira tantissimo, forse in quest'ultimo periodo molto più a livello documentaristico che dal punto di vista musicale. Infatti sono usciti decine e decine di documentari che trattano questo tema e per lo più si incentrano sui già noti fatti dell'Inner Circle successi a inizio anni 90. Questo documentario esula totalmente da questi cliché. Il primo personaggio che ci è introdotto è Sina, musicista iraniano e probabilmente unico musicista black metal della sua nazione. Nazione nella quale c'è censura, fortissimo potere e suonare un genere come il black metal è assolutamente vietato. E in Black Arts ci viene descritta bene la storia di questo musicista iraniano che continua a suonare la sua musica. Attualmente il suo progetto musicale si chiama From the Vastran, nonostante la fortissima repressione che c'è nel suo paese. Sina, per fare la sua musica, ha dovuto sacrificare proprio tutto. Si vede come all'interno del documentario sia costretto a scappare dal suo paese di origine ed emigrare in Norvegia, dove anche grazie agli autori del documentario è riuscito ad ottenere un contratto discografico ed ora può finalmente realizzare il suo sogno, che è appunto quello di suonare la sua musica senza essere perseguitato. Questa storia probabilmente è la più interessante all'interno del documentario e forse anche la più riuscita, e si riesce veramente ad empatizzare con questo personaggio che si trova catapultato dalla realtà di Teheran a quella di Oslo, nella quale riesce anche a incontrare alcuni dei suoi idoli e alcuni di questi entreranno in pianta stabile nella line-up della sua band. La seconda storia che ci presenta il documentario è quella di Kayadas, leader del gruppo black metal greco Nair Mataron, gruppo molto molto controverso, come controverso è il personaggio di Kayadas. Infatti è un parlamentare del partito di estrema destra Alba Dorata. Quindi nel libro e nel documentario viene affrontato lo spinosissimo tema del black metal nazionalsocialista. Va detto che la band, i Nair Mataron, si sono sempre definiti una band apolitica,
ma io credo che sia assolutamente impossibile definirsi apolitici avendo un personaggio politico così di rilievo all'interno della propria band. Tra l'altro, durante la realizzazione del documentario, Caiadas viene incarcerato e quindi questo ne ha in qualche modo condizionato la realizzazione. Infatti, dal punto di vista prettamente documentaristico, la parte dedicata a Nair Mataron è la più debole. Mentre molto interessante è il segmento dedicato alla band sudamericana, colombiana per la precisione, Luciferian. Band dedicata a un black metal molto molto satanista e tutto mischiato con il realismo magico colombiano. Infatti durante il loro segmento si vedono veri e propri riti, in uno dei quali i membri della band sacrificano la loro anima per poter ottenere un visto per andare a suonare in Norvegia. Detto così sembra una cosa quasi scherzosa, invece è tutto affrontato molto molto seriamente dai membri della band. Band che, come si vede nella narrazione del documentario, passa dal suonare in un garage di fronte a pochissimi amici a diventare delle vere e proprie rockstar nella loro nazione di origine. Insomma, ti ho detto a grandi linee che cosa trattano le tre storie principali che troverete appunto in Black Arts. Libro che mi sento di appunto di consigliarti perché esula dalle tipiche pubblicazioni che parlano di black metal, puntando il focus su personaggi molto più underground e derivativi che cercano di mischiare il classico black metal norvegese con la loro cultura nazionale e le loro influenze. Vorrei ringraziare Chris dei Placcaggio per avermi fatto conoscere questo libro al Distruggi la Bass Festival qualche giorno fa, libro che ho divorato, vabbè che è abbastanza corto, in pochissimi giorni durante le mie notti lavorative in reception, e quindi mi sento di consigliartelo. Black Arts, Tsunami Edizioni, è uscito nel 2018. E mi raccomando ragazzi, leggete sempre perché sennò siete dei coglioni.